My name is Ulrich Hinzberger. I'm a violin maker based in Biberach, south of Germany. My name is Piotr Pielaszek, and I'm a Polish violin maker based in Poznań, in Poland. My name is Anton Somers, violin maker based in Antwerp, Belgium. My name is Lorenzo Cassi, and I'm a violin maker based in Valtidone, Italy. My name is Gilles Nair. I'm a French bow maker based in Bordeaux. Sono Davide Sora, sono un liutaio cremonese che lavora a Cremona da ormai quasi 40 anni. Mi chiamo Ryosuke Ito, sono giappone ma adesso abito a Cremona da 2008. Sono Davide Sora, sono un liutaio cremonese che lavora a Cremona da ormai quasi 40 anni. Ciao, sono Yuji. Nel 2019 abbiamo registrato il primo episodio di Davide Sora. Nel nostro episodio abbiamo presentato il suo lavoro di materiale. Nel 2022 ho venuto al suo lavoro per prendere il suo lavoro per prendere il suo lavoro. Perché sono speciale? Perché in questo lavoro abbiamo usato la tecnica di musica che è usata da De Jesu Guan Nai Li. 你打算定制一支瓜乃利小提琴，或者你是一个制琴师，打算制作一支耶稣瓜乃利琴琴的话，我相信今天的视频对你来说一定非常的有用。 Buongiorno maestro. Ciao. Mi ti manco tantissimo. Qua si già 3 o 4 anni che non ci vediamo. Sì, tanto tempo. Sì. Come tu sei sentito con questa Covid situazione? Ma per noi liutai, in genere, che abbiamo casa e laboratorio nello stesso posto, non è cambiato tantissimo per quanto riguarda il lavoro. Tre anni fa abbiamo ordinato un violino con modello Guarnelli di Gesù. Sì. Lo sappiamo che per fare un violino nuovo, quando usiamo questo modo Guarnelli, è proprio difficile. Sì, sì, è abbastanza difficile. Infatti io, quando mi viene richiesto un modello Guarnelli, devo pensare molto a quello che devo fare, perché appunto Guarnelli è un liutaio molto istintivo e con uno stile molto particolare che è difficile imitare senza semplicemente imitarlo. Ho cercato appunto di richiamarmi agli strumenti che preferisco di Guarnelli del Gesù. Sì. Anche perché appunto lo stile di Guarnelli del Gesù cambia molto dai primi strumenti agli ultimi strumenti e quindi è difficile non fare una semplice coppia. Sì. Le forme che ha usato Guarnelli del Gesù in realtà sono al massimo 2. Che poi lui ha usato per tutti i suoi strumenti. Alcuni dicono addirittura una sola. Questa la,
derivazione di questa forma deriva dalle linee degli strumenti come il Plowden, perché appunto ci sono molti dati, come le scansioni, CAT scan, queste cose qui. Sì. E però effettivamente con questa forma si possono fare praticamente tutti i guarnieri del Gesù, sì, usandola più o meno liberamente e nello stile di guarnieri. Sì, no? Guardiamo le forme, mi sembra sì, la carattere più importante, possiamo dire la C è più lungo. Sì, esatto, la cosa che salta più agli occhi appunto la C che è più lunga e più aperta. Sì. Poi Guarnieri faceva le punte molto più corte, quindi accentuando ancora di più questo aspetto. La F è lunga, lunga, sì, e crea una mobilità diversa della parte centrale della tavola, ma anche l'acustica, perché avere una C più lunga cambia l'elasticità e il movimento della cassa, e quindi è uno dei dati estetici che influenzano anche l'acustica. Sì. Come lo stile del guarnieri di Gesù, si vede sì, gli occhi? Ha gli occhi più sporgenti e leggermente che vanno un po' verso l'alto e la parte centrale più stretta. Sì. Io ho cercato di richiamare queste caratteristiche che sono quelle più dei violini guarnieri del Gesù dell'ultimo periodo, sì, che sono quelle più interessanti secondo me. Poi anche nelle teste ci sono tre tipi di teste di guarnieri del Gesù, quella del primo periodo che faceva suo padre, poi ci sono quelle tipo quella del cannone, più grezze, più pesanti, e poi ci sono queste qua più leggere, dove porta all'estremo proprio la leggerezza della linea. Per me è questo proprio un, se qua diamo da questa parte, è proprio un liccio da David Sola. Sì. Hai disegnato questo modello? Ho disegnato questo modello, sì, nel senso che ho guardato una serie di teste di guarnieri che mi piacevano e poi ho disegnato un modello che richiamasse quello che io preferivo. Sì, le F appunto sono, rispetto a uno Stradivari, sono più lunghe. Quanti millimetri più lunghe più o meno? Ma sono anche queste, saranno un 5 mm, 5-6 mm più lunghe. A volte Guarnieri le fa anche ancora più lunghe e a volte anche molto più corte. Quindi io cerco di evitare le cose troppo estreme per cercare comunque di avere un riferimento dal mio lavoro. Quando si fa una F Guarnieri ci vuole sempre più tempo, perché bisogna pensare di più a quello che si fa per non fare sempre lo stesso, ricadere sempre nello stile più stradivariano. Difficile perché noi oggi non vogliamo lasciare i segni del coltello, però se si guardano le F di Guarnieri del Gesù si vedono i segni del coltello, si vedono anche i gradini e si vedono anche tutti i punti dove quando tu provi dici ah non riesco. La bombatura proprio alta, piena. Bombatura, sì, la caratteristica di questi degli strumenti, di alcuni strumenti dell'ultimo periodo, è proprio la sesta della bombatura molto curva e molto sgusciata in questi punti, e anche una curva in questo senso più accentuata. Normalmente quando facciamo Stradivari facciamo 15. Queste bombature invece il fondo è 16 e mezzo più o meno, anche la tavola è su queste altezze e non ho esagerato, nel senso che ci sono alcuni guarnieri che arrivano anche a altezze di 19-20 mm. Penso anche che quando si fa un modello Guarnieri non ha senso fare le stesse cose nelle bombature di un modello stradivariano, altrimenti il suono non avrebbe nessuna differenza. I punti sono carini. Anche le punte sono un pochino violenti. Sì, sono molto uncinate, sì, come però sono effettivamente molto interessanti anche dal punto di vista ergonomico. Sono molto corte e quindi non danno fastidio all'arco, ad esempio, del violinista.
e sono più piccole delle punte stradivariane, sono molto delicate. Sì. Questo dipinto di nero, sì, anche lo fa Guarnieri del Gesù? Sì, questa è una delle cose che anche Guarnieri del Gesù faceva. Probabilmente Stradivari lo faceva praticamente su tutti gli strumenti da un periodo in avanti. Guarnieri l'ha fatto su parecchi strumenti. È una cosa proprio di Guarnieri del Gesù, sono le punte delle fasce dipinte di nero che Stradivari non faceva, invece Guarnieri del Gesù faceva. Non lo sapevo. E anche la nocetta nera che Guarnieri del Gesù faceva. Non lo sappiamo perché negli strumenti questo smusso è sempre consumato. Però c'è un piccolo strumento di Guarnieri del Gesù, la pochette Chardon, che è intatta e si vedono benissimo gli smussi anche della nocetta, delle punte, e quindi questo fa pensare che lo facesse anche sui violini. Oggi sono andato al museo del violino. C'è lo Stauffer, non ha sì, super vernice originale. E poi giallo. Quando ho visto il primo violoncello, Cristian, si vede un mondo rosso intenso. Sì, anche loro, anche io ho visto dei Guarnieri che sono passati qua al Museo del Violino, dove avevano la vernice originale, era bella e intensa, però dopo vedi solo piccola parte. Se immagini quella piccola parte su tutto il violino, diventa colore intenso. Stauffer, che è giallo, non ha vernice originale, la vernice originale è qui. Sì. È tutta consumata, quindi quello che c'è su è gomma lacca, cioè è vernice protettiva. E quindi noi siamo abituati a colore di violino vecchio che si vede un po' arancione, non c'è vernice. Però probabilmente tutti i violini erano più intensi di colore quando uscivano. Sì. Chiaramente fare uno strumento con delle caratteristiche del Guarnieri del Gesù vuol dire anche ricercare un suono particolare, appunto attraverso le caratteristiche geometriche, le bombature, le F, così, spero di aver ottenuto un risultato simile a quello dei Guarnieri originali. Vi abbiamo dato un oggetto proprio difficile. Esatto. Però complimenti, hai fatto un buon lavoro. Sinceramente a me piace il suono di questo strumento. Adesso è mio. Spero adesso. Posso? Grazie, spero maestro. Spero che ovviamente anche il cliente, il musicista che lo suonerà, apprezzi queste caratteristiche di suono. Grazie mille, maestro. Speriamo che il cliente che soddisfa 100%. Ti ringrazio. Grazie a te.